Allora, buonasera, siamo con Angelo Ruggeri, storico esponente del centro-sinistra di Frascati, esponente molto critico, soprattutto in questi ultimi mesi, ma io ritengo uno dei più lucidi analisti della situazione politica tuscolana. Intanto grazie di aver accettato questa intervista, questa video-intervista. Io partirei dall'analisi, come dire, dei primi 100 giorni di Roberto Mastrosanti e della sua amministrazione, visto che proprio in questi giorni cade questa scadenza. A te. Grazie per questa opportunità che colgo ben volentieri. I primi 100 giorni. Era doveroso per 100 giorni tenersi lontani dall'esprimere giudizi non maturi, non comprovati da eventi oggetto possibili di riflessione. Ora, dopo 100 giorni, queste riflessioni cominciano ad essere doverose. La prima riflessione. È stata costituita una giunta i cui assessori si autodefiniscono tecnici. Ora questa è una definizione difficile per chi assume responsabilità di gestione collegiale della cosa pubblica di una città. È inevitabile che il far parte di un organismo come quello della giunta comunale implica scelte di carattere anche politico, dove la scelta politica ha solo un significato. Le cose sono obiettivamente difficili, vanno rese facili ed è la politica che le rende facili, nel senso che le rende essenziali. Quindi un assessore, una giunta comunale sono necessariamente momenti politici, così come è politico il ruolo del sindaco. A riguardo degli assessori, c'è qualcuno degli esponenti che ti sta convincendo o viceversa qualcuno che un po' ti sta deludendo? Se puoi, chiaramente, sempre come dire, nella misura in cui siamo ad appena 100 giorni dall'insediamento. No, per carità, ci sono persone sicuramente valide. Sicuramente, certamente l'esponente più significativo è l'assessore al bilancio e vice sindaco. Ora, quel ruolo non può essere veramente un ruolo tecnico, è necessariamente un ruolo politico e le prime manifestazioni reali di questa persona, che indubbiamente esperienza ne ha da vendere, sono espressioni di carattere troppo politico, direi, perché condizionano fortemente la giunta Mastrosanti su una linea che è una linea di impedimento al tentativo Mastrosanti di ritrovare strade di convergenza per riunire le forze del centro-sinistra, e lo trattengono invece all'interno di un'area cosiddetta civica, che in realtà è l'insieme delle forze di centrodestra che ne hanno condizionato l'elezione. Quella di Mastrosanti è una balena bianca, è un grosso corpaccione, così come un grosso corpaccione era la coalizione intorno al PD. Quindi a Frascati due balene bianche. Ritieni che il dualismo tra Gori e Mastrosanti, in qualche modo lo stai confermando tu stesso, possa essere uno dei temi politici di questi prossimi anni o prossimi mesi, insomma? Ma io evito di valutare questo come un dualismo, il rapporto tra Gori e Mastrosanti. Per me il vero ruolo politico, stante la definizione tecnica degli assessori, per quanto paradossale, il vero ruolo politico è quello del sindaco. È lui che deve decidere, ne ha la responsabilità, se l'ha assunta perché ha preteso la definizione tecnica di questi assessori. Ora è Mastrosanti che deve prendere in mano il timone della politica e rendersi responsabile di fronte ad uno scenario degli anni a venire difficile di ricostituire il tessuto, la trama del centrosinistra. Facciamo un po' un passo indietro al 2016, a quello che è accaduto nelle prime settimane dell'estate 2016, quando Spalletta ha avuto una forte rottura col PD ed il PD in qualche modo ha, come dire, assecondato questa rottura portando, come dire, la città al commissariamento. Ma quello era il momento in cui il Partito Democratico avrebbe dovuto dar vita a
ad una radicale ricomposizione del partito alla ricerca dell'unità maggiore possibile delle espressioni di centrosinistra. Un tema comunque diventava essenziale: cercare subito di dare un assetto al partito che consentisse di esprimere una candidatura autorevole. Certo, la candidatura Pagnozzi lo era oggettivamente autorevole, ma non poteva essere una candidatura presentata alla vigilia della convocazione dei comizi elettorali. Troppo tardi, la squadra è arrivata impreparata, si coglieva anche nelle espressioni verbali, nelle occasioni pubbliche di intervento dello stesso sindaco, che i problemi di Frascati gli erano troppo distanti. Ritieni che Spalletta abbia lasciato delle cose in sospeso, cioè ci siano rimaste troppe cose in sospeso nella rottura del rapporto tra Spalletta e il PD? Ma l'esperienza di Spalletta è stata un'esperienza di frantumazione del centrosinistra, ricercata, voluta e perpetrata. Questo è l'errore più grande che poteva fare il Partito Democratico. Lo ha fatto e lo ha consumato fino in fondo. Tu più volte hai fatto richiami, hai fatto appelli all'unità del centrosinistra. Ricordo tuoi scritti molto interessanti, peraltro, dove appunto invitavi, questo che chiaramente in fase preelettorale, ad una unità del centrosinistra che poi non si è verificata. È ancora possibile seguire questa strada e come? Ma se guardiamo all'interesse della città di essere governata con coerenza, è necessario che ci sia un'unità di forze convergenti sul piano della politica e dell'idea di come una città va vista, va organizzata, va programmata, va gestita nell'interesse della città. Questo è un modo di vedere le cose, deve essere alternativo ad un altro modo di vedere le cose che è proprio del centrodestra. Il più grande buco che c'è stato nella vita politica di Frascati è stata la totale assenza di una convergenza delle forze di centrodestra, che di fatto, non esistendo, hanno portato poi all'opportunismo della creazione di due balene bianche. Le destre si sono spaccate e hanno finito per incrementare la divisione del centrosinistra, una parte convergendo intorno al PD, un'altra parte convergendo su Mastrosanti. Questo trasformismo è negativo, va superato, e da qui la necessità che il centrosinistra ritrovi l'unità. Per quanto sia difficile sintetizzare, quali possono essere le linee caratteristiche oggi di una amministrazione di centrosinistra, di vero centrosinistra? Ma la prima esigenza è quella di non chiudere Frascati all'interno di se stesso, perché attualmente nessuno dei grandi problemi di una città, di qualunque città, ma di Frascati in particolare, si possono risolvere all'interno delle disponibilità e dei poteri di una amministrazione locale. Né il problema dell'ambiente, né il problema delle acque, né il problema della sanità, né il problema dell'istruzione, né il problema della cultura, né quello del lavoro. Tutti i problemi, né quello dei trasporti e della viabilità, tutti i problemi hanno necessariamente una valenza almeno intercomunale, e Frascati è carente di una presenza reale da troppo tempo su questo piano, di una presenza organica delle forze politiche e di una presenza vera di personaggi in grado di esprimere la valenza di questa città ad un livello superiore a quello localistico. Oggi la politica di Frascati è municipale, meno che municipale, localistica. Una battuta flash per chiudere, Angelo, ti ringrazio chiaramente del tempo che ci hai dedicato. Dovremo aspettare, secondo te, speriamo, altri 50 anni per vedere un commissario, o lo scenario politico ci fa pensare che purtroppo strutturalmente le prossime amministrazioni saranno destinate a soffrire anche per restare in piedi? No, io spero che alcune disponibilità che ci sono state da parte di giovani di aderire generosamente al PD siano disponibilità che vengano consumate con intelligenza e senza la fretta di arrivare a risultati immediati di espressione
di una direzione o di una presenza nel partito che sia di assunzione di responsabilità prima ancora che i progetti siano chiari, che le adesioni e i consensi siano forti. Ci vuole una vittoria vera di giovani forze all'interno del Partito Democratico e io vorrei sostenere con convinzione questa possibilità che intravedo, ma non è detto che riesca ad emergere, perché la politica è dura e la durezza della politica consiste nel fatto che se i fatti oggettivamente sono difficili ad essere superati con convinzione, questa convinzione va necessariamente conseguita attraverso reali confronti politici anche duri. Battuta veramente flash, il PD affronterà il congresso nei prossimi giorni, sarai spettatore o sarai in qualche modo, come dire, parte attiva? Ma alla mia età si è parte attivi se viene richiesto, altrimenti bisogna fare in modo che le poche forze che si hanno siano messe a servizio di cause alle quali si può credere. Io sto credendo alla forza di un gruppo di giovani che, se ostinati, se determinati e se non hanno la fretta di conseguire risultati effimeri, possono essere un'alternativa seria all'interno del PD a Frascati. Allora, grazie Angelo Ruggeri e buona serata. Grazie a te, grazie a voi.